Yu-Gi-Oh! Tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi ragazzi è un giorno importantissimo per la mia vita perché forse rifaremo la storia. Se ve lo ricordate, e io me lo ricordo molto bene, l'anno scorso abbiamo tirato fuori il BLS. Quest'anno ragazzi, se esce l'occhio di Timaeus mi impicco. Poi vabbè, se esce una di quelle costose sicuramente non sono io a dire che schifo. Detto questo, non andremo ad aprire il box da 5 perché verrà unboxato stasera in live su Twitch. Inoltre vi ricordo che è ancora attivo il giveaway del playmat, quindi se avete Amazon Prime, Amazon Gaming o volete buttare dei soldi, potete vincere questo. Ah ragazzi, ovviamente quello non era l'unico box. Detto questo, io andrei subito a spacchettare. Allora, io partirei subito mettendo il santino perché che ne sai che Ghost porta Ghost. E poi inizierei a spacchettare. Tanto penso che del prodotto abbiamo parlato più che a sufficienza negli scorsi due video. Se becco due Ghost tra questo unboxing e quello di stasera, faccio veramente schifo, eh. Ovviamente ragazzi, questo unboxing come tutti gli altri sono sponsorizzati da Magic Corner. Quindi se vi servono carte singole o prodotto sigillato potete andare sul loro sito, che anche quello trovate qua sotto in descrizione. Abbiamo, allora, Vision, codificatore esportatore, vampira succhia sangue, carta ottima perché escono dei supporti zombie in difo, terreno, controllo bottino e vediamo se c'è la ghost, DDD Lap Place. Allora, speravo tanto uscisse questo prodotto ad aprile perché era il compleanno mio, sarebbe stato molto bello sbustarlo quel giorno, però... E vabbè, dai, l'importante è averlo aperto. Allora, saggio, il santuario nel cielo, drammaturgo d'Espia, peccato che attualmente non si giochi, e poi abbiamo centauria. Ottima carta perché stava a 10 euro, mi sembra, da MP e da pack. Allora, andiamo al quarto. Mamma mia, quanto è brutta. Abbiamo la direttrice, l'agente del mistero Terra, che poi iniziava a costicchiare, eh? Tragedia d'Espia, Cheaper rapace gemello e niente, Grefer del caos. Peccato. Per un secondo ho visto uno sbrilluccichio strano. Andiamo con il secondo e vediamo se qua la situazione migliora, altrimenti ci rifacciamo stasera. Allora, andiamo. Allora, devo ammettere che a sto giro non mi sento troppo fortunato, eh. Però vediamo, perché un box è stato mandato a me, uno a Luca di Gaming Tonight. Quindi sarebbe bello che la trovassi di nuovo io, però adesso non posso sculare ogni volta e lui dargli merda. Però diciamo che nel caso... Che culo, una delle carte migliori del set, ottima. Perché da duo iniziava a costare tipo una cosa come 40 euro. Perché ovviamente si gioca. Comunque vi stavo dicendo, non posso dargli sempre merda a quel povero ragazzo. E quindi... No, però dai, famo che gli dammo merda pure stavolta, dai. Allora, diciamo che mi dispiace per lui, ma sono più contento se la ghost la becco io. Abbiamo doppio guerriero, Geomatek e Drago Ribellione Occhi Diversi Sovrano. Dai, andiamo col terzo. Comunque, cosa molto positiva è che hanno aumentato il numero dei pack. Perché diciamo che tre erano un po' pochini, eh. Allora, Drago Fuori Esplosione. Questo non l'avevo visto. Ero spoiler. Vabbè. Andiamo col pacchetto dell'arcidemone, che se mi fa uscire un bel arcidemone ghost ne farebbe voilà. Ah, mi spoilerò sempre l'ultima, cazzo. Allora, abbiamo Guscio Motore, Drago Primario, il primordiale, molto carino come artwork. Che figata. Questa è una delle carte nuove. Poi abbiamo Re Errante, Vento Selvaggio, la Terreno d'Espia e la roba fossile che fa sboccare. Andiamo con il terzo. Allora, vorrei almeno in quattro confezioni un Aluber. Cioè, quella sarebbe una grande pullata, eh. Allora, devo essere positivo. Dai, su. Che famo sci sta ghost alla faccia di tutti. Allora, abbiamo Signora Guerriera Recluta. Poi, Predone Demone Eterno. Arte Avanzata del Rituale. Ottima reprint. Metamatch, addizione, anche questa ottima reprint perché aveva toccato i 10 euro. E per concludere, Soldato Galattico, altra carta ottima come reprint perché anche questa stava a 15 euro CAD. Per una carta che non si gioca poi è veramente tanto. E che comunque ha avuto anche 3 reprint. Allora, prossimo pack. No, che palle. Vabbè, meglio, era smintata come carta. Abbiamo Stain Fantasma Trucco. Poi, Sfera Mistica Lucente, che ragazzi io ho visto in un post su Facebook che era ghost perché era stata stampata male, una roba del genere. Poi abbiamo Nave Controllo Bottino, Prana, Yangzing,
e aumenta Eroe Vision. Vabbè. Sarebbe interessante trovare Faris degli Eroe Vision, perché anche quello costava. Abbiamo Maestro Hyperion, l'agente della creazione Venere, Regno dei Vampiri, Lancio Cupido perché ce n'ho poche. C'ho tipo una cosa come 40 copie di questa carta, ma va bene. Oh, hai visto? Abbiamo chiamato Faris. L'unica cosa è che c'è l'angolino un po' sminchiato, però vabbè, sti cazzi. L'importante è che l'abbiamo trovato. Adesso andiamo con l'ultimo, che ovviamente mi farà uscire questa cazzo di Ghost, perché hanno raddoppiato i pool e quindi ne vorrei una. Abbiamo Mummio Fantasma Trucco, Gravity Eroe Vision, Doppio Guerriero, Cyber Drago Finale Maligno, che non l'ho ancora capito, e poi Ladro del Tempo, Temple Wall, che dovrebbe essere la carta nuova Ladro del Tempo e non è male. Detto questo, io andrei all'ultimo, con un po' d'amaro in bocca, devo ammettere, perché niente Aluber, niente Ghost, non è molto too much. E andiamo, ragazzi, confido nella Ghost qua. Dai, 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 dai. Ok, abbiamo Gigamantide. Ok, carta buona. Poi, Signora Guerriera Recluta, Deskbot 001, Lancia Cupido e dai, Santuario Caduto. Dai, dai, abbiamo altre tre opzioni. Abbiamo altre tre possibilità, dai. Abbiamo Rocciatore Selice. Poi, Codificatore Radiatore, Nave di Controllo Bottino Morek, Sandwich e Mary Fantasma Truppa. Che palle. Dai. Carino il cavallo proxy, che vi avevo detto che era una delle carte che mi erano piaciute di più di questo set. Che poi non abbiamo trovato neanche Borreland, che anche quello potrebbe essere interessante da trovare. Abbiamo poi Calabron Insector, Stadio Boss Generider, Pesce Raro, fusione a caso. Oh, oh, queste le opening che mi piacciono. Questa, eccola, sta cazzo di carta di merda che sta un botto e mezzo. Dai, non riesco a emozionarmi, non capisco perché. In altri contesti avrei spaccato tutto. Forse mio fratello che studia potrebbe leggermente fermarmi, ma vabbè, sti cazzi. Andiamo con Drago Primario. Poi abbiamo Mercurio, Il Santuario nel Cielo, numero 38, anche questo buono. Dai, dai, dai. E niente, di nuovo drago fuori esplosivo. Ragazzi, comunque, allora, non me posso lamentare. Come unboxing è andato più che bene. Ragazzi, posso dire di aver sculato? Ah no? Detto questo, ragazzi, vi rinnovo l'invito. Stasera ci vediamo su Twitch e apriremo nostro fratello da 5, sperando a sto giro di beccare la Ghost, ovviamente. O anche un altro paio di Aluber. Detto questo, ragazzi, state easy e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!